vado immediatamente ad accogliere nel mio salottino. Avevano evidentemente le chiavi di casa perché ormai sono abitué. Vado subito a salutare il presidente OPI BAT, Giuseppe Papagni. Ciao Giuseppe! Ciao Serena, buongiorno a tutti i Come telespettatori. va? Bene, bene. Meno male. E poi salutiamo anche invece il nostro consigliere OPI BAT, Michele Calabrese. Ciao Michele! Buongiorno Serena, ben ritrovata. Stessa domanda, tutto a posto? Va tutto bene, guarda, maglietta meticolosa che dà allegria oggi quella chiacchiera. Sì, Un verde fluorescente, molto cerco di darmi una carico. sferzata di energia anche tramite i colori, capito? Beh, Perché sì. molto spesso sono un po' plumbea, mi vesto di nero, di grigio. Oggi ho detto no, Beh, gli amici devono accendere con gli occhiali da in sole. attesa della primavera, così insomma possiamo sperare. Climaticamente dovrebbe arrivare il 21 marzo, speriamo arrivi Sì, prima. sì. Vero Michele, eh? Voi adorate la primavera, Certo, l'estate. certo, Ragazzi, l'influenza è ancora nel suo pieno, certo. Sì. vero? Infatti, come ordine delle professioni infermieristiche, noi consigliamo sempre di rivolgersi al proprio medico curante, proprio soprattutto per quella fascia di popolazione a rischio, appunto per il vaccino. Il vaccino è importante, l'influenza uccide. E sono soprattutto gli anziani, quella fascia di popolazione ovviamente che anche soffre di patologie particolari, che ha bisogno appunto di vaccinarsi. Quindi il consiglio rivolto alla popolazione è eseguite il vaccino dell'influenza. Allora, siamo nel mese di febbraio, il 26 febbraio 2019. Piano piano ci stiamo allontanando, si spera, o dovrebbe nei prossimi giorni esserci il tanto atteso, soprattutto da noi mamme, decremento di quello che è un picco che quest'anno non finisce mai, il picco influenzale. Giustamente, come dice il presidente, bisogna, presidente OPI, BAT, bisogna fare particolare attenzione all'influenza, soprattutto per quelle persone over Sì, parliamo di persone anziane, quindi 65? sì, over 65, ma anche di quella fascia di popolazione con patologie particolari che Ad hanno esempio, patologie sì, cardiache? cardiache, respiratorie, che sono più a rischio, diciamo così. Ovviamente queste sono le persone a cui i medici curanti in primis consigliano di eseguire una vaccinazione proprio contro l'influenza. La vaccinazione in che periodo si fa? Ottobre? Sì, si fa preventivamente, ovviamente alla stagione invernale, perché questo è il periodo in cui viene isolato il ceppo predominante che poi va a scatenare quella che sono le sindromi poi influenzali e quindi l'influenza. Quindi è consigliabile ovviamente farla prima e farla soprattutto prima che arrivi il grande freddo. In questo periodo appunto abbiamo il picco influenzale che sta causando disagi ovviamente in tutte le strutture ospedaliere con diciamo, sovraffollamento anche dei pronto soccorso dovuto appunto alle sindrome che accompagnano questa I vari spiacevole. reparti sono in sold out. Esatto, sì, ma non solo qui nella BAT ma in tutta Italia questo diciamo, diventa un grande problema proprio per la sanità pubblica. Ecco perché il consiglio che dobbiamo lanciare oggi e quindi il messaggio che lanciamo oggi è quello di incentivare la vaccinazione, soprattutto per l'influenza, che ricordiamo causa moltissimi ancora Decessi. decessi. Sì. Infatti io quando sento queste notizie, è deceduta la persona a causa dell'influenza, poi leggo anche, continuo, proseguo nella lettura, già affetta da patologie Esatto. gravi. Sì. Quindi l'influenza rappresenta la concausa che però poi determina il Esatto, il decesso. Quindi se decesso. noi riuscissimo a bloccare questa concausa, probabilmente avremmo una vita più lunga. Quindi non è che l'influenza di per sé porta alla morte, però con soggetti che hanno già una condizione precaria, Esatto. naturalmente può essere quell'elemento in più che poi fa Sono tutte capitolare. patologie correlate alla Sì. sindrome Anche influenzale, quindi è bene, insomma, perché, che Presidente, quest'anno l'influenza è per tutti i gusti. Sì. Colpisce un po' a caso, Sì. colpisce c'è rinite, colpisce le vie respiratorie, ma perché no? Anche lo stomaco. Beh, sì, sono le Scegliete. solite sintomatologie che accompagnano un po' questa stagione. Quindi è ovvio che poi bisogna,
come dire, arrivare a combatterle in base alla sintomatologia, ovviamente, e quindi sempre rivolgersi dal medico curante, che ovviamente prescriverà i farmaci, mai, diciamo, fare da sé un'autodiagnosi. Esatto, mai, ma rivolgersi a personale, ovviamente, addetto, quindi medici, infermieri. Va bene. Allora, primo consiglio da parte del presidente dell'ordine infermieristico: vaccinatevi. Seconda considerazione: noi stiamo parlando, seppur in maniera, insomma, con un ventaglio e soprattutto con un'esposizione un po', insomma, veloce, però cerchiamo di dare delle informazioni agli amici a casa. Quest'oggi, sì. Michele, vogliamo parlare di quel rapporto continuo e costante che in casa abbiamo con l'elemento energia elettrica, giusto? Sì. Che è un valore aggiunto, perché nel momento in cui viene a mancare la luce cadiamo anche più facilmente. E che Dio non voglia, per cortesia, perché abbiamo dato. Ma cosa succede quando l'energia elettrica da alleato diventa un nemico? È bella il sillogismo che hai creato: alleato, poi nemico. Sostanzialmente si crea il danno nel momento in cui entriamo in contatto con una tensione, di rete, che quindi genera corrente elettrica. Succede accidentalmente o volontariamente in alcuni casi, per cui abbiamo contatti diretti o contatti indiretti con la benedetta corrente. Purtroppo non bisogna sottovalutare, perché l'organismo umano, quando va in contatto con una corrente elettrica, subisce un danno. Un danno che talvolta può essere addirittura fatale. Contatto diretto, ad esempio, il cavo scoperto, no? Attaccato il fono all'unità di rete con il cavo scoperto, involontariamente lo si tocca e quindi si ha la famosa scarica elettrica. Ci sono anche molto spesso quelle ciabatte, sì, che hanno poi quei fili, insomma, un po' smangiucchiati, sì, perché si usurano nel tempo, sì, a furia di muoverli. La ciabatta andrebbe tenuta fissa. La ciabatta elettrica. Sì, sì, sì. Lo diremo tra un quei po'. Quei cavi scoperti. Sì, capita. Sul discorso di prevenzione. Perché le cattive abitudini che abbiamo un po' a casa è quella di utilizzare una presa di rete come se fosse un po' un alberello di Natale, no? 3-4 prese, poi ancora un'altra, altre 3. In questo caso, oltre a generare un surriscaldamento locale della cosa, c'è il rischio anche di andare a staccare una presa, di avere un qualcosa di usurato, quindi beccarsi una scarica. Che finché abbiamo apparecchi salvavita a casa, abbiamo un sistema elettrico generale ben funzionante, quando abbiamo la scarica, scatta il salvavita, poca roba, abbiamo pigliato una scossetta. Ma se non dovesse funzionare, oppure se il nostro organismo non è pronto a ricevere quel tipo di corrente elettrica, a casa abbiamo 220 volt, no? Si va incontro a dei rischi abbastanza seri. Tra i più stupidi, uno può avvertire un formicolio e una bruciatura, una scottatura, si forma un ustione. Nei casi più complessi, il contatto con la corrente elettrica può generare ustioni più severe o addirittura delle aritmie cardiache fatali. Che il nostro cuore cammina ad impulsi elettrici, no? Certo. E di conseguenza, quando ha impulsi esterni che vanno ad influenzare quelli che già ci sono, il cuore funziona in maniera caotica, va in fibrillazione ventricolare e alla fine si ha il decesso della persona. Tant'è vero, noi sanitari o laici che comunque fanno i corsi di rianimazione cardiopolmonare, per rianimare un soggetto che ha un arresto cardiaco si utilizza la corrente. Con il fine, una corrente continua, certo, al fine di attraversare il cuore e rimettere in moto quelle cellule cardiache che si sono bloccate. La corrente elettrica, oltre a generare danni a livello del muscolo cardiaco, genera danni anche a livello di altri muscoli, per cui immaginiamo una corrente che ci attraversa può dare anche paralisi dei muscoli respiratori e di conseguenza, come abbiamo detto qualche puntata fa, se i muscoli respiratori non funzionano, non riusciamo a ventilare, quindi non riusciamo ad incamerare ossigeno e ad espellere anidride carbonica, e la persona poi ha un decesso per asfissia, un decesso perché non riesce più a respirare. Quindi in questo caso che consigli vogliamo dare? Allora, i consigli sono molto semplici, un po' i consigli che leggiamo anche su riviste. Non avvicinarsi a fonti con un'apparecchiatura elettrica in mano a fonti umide che abbiamo a casa, no? Ad esempio la vasca da bagno, asciugarsi i capelli in prossimità della vasca, o ancora non cercare di
tirare il famoso cavo dalla presa senza accortezza di toglierlo dalla spina. Il cavo da oggi, dal domani, un paio di settimane, comincia a sgranarsi e involontariamente quando lo rifaremo ci rimaniamo appiccicati vicino. O ancora, cercare di non sovraccaricare le prese. Esistono le famose ciabatte, un po' come quella che avete in studio, che hanno l'opportunità di far gestire più prese di corrente contemporaneamente, senza generare un danno. Chiaramente vanno tenute preferibilmente per terra e in una posizione non accessibile ai bambini. Che i bambini, quello è un caso di folgorazione, di danni da elettrocuzione volontaria, che la tentazione è forte di mettere le dita nelle prese di corrente, no? Poi hanno delle dita piccoline. Belle affusolate, piccine, per cui sono le prese per eccellenza, no? Le loro è dita. È vero. Oppure ancora un'altra opera di prevenzione potrebbe essere, quando è indicato che ad esempio la spina del phon andrebbe adattata ad una famosa asciuco, no? Sì. Quella presa che ha la messa a terra centrale, bisognerebbe utilizzarla, poiché se noi utilizzassimo l'elettrodomestico senza quell'adattatore non abbiamo sostanzialmente la messa a terra poi. E c'è un elevato rischio di andare incontro ad un evento di folgorazione. Chiaro. Altre cause che possono verificarsi in casa, ci improvvisiamo elettricisti, per noi spegnere la luce equivale come spegnere tutto quanto, no? Invece dovremmo abbassare il contatore generale e poi recarci all'opera di manutenzione, che magari abbiamo visto su YouTube, ci siamo improvvisati un po' elettrotecnici, ma abbiamo dimenticato di abbassare il contatore centrale. Esatto, perché uno pensa che spegnendo la luce non ci sia più la corrente. No, in realtà la corrente passa. Sì, esatto. E quindi, noi siamo degli ottimi conduttori di esatto. corrente. E il pericolo è sempre in agguato, ecco perché bisogna fare molta attenzione. Ad esempio, qual è il materiale che non è un buon conduttore di calore? Il legno? Il legno, esatto, tant'è vero, se a casa dovesse capitare una persona folgorata che quindi cade per terra ed è attaccata ancora con le mani alla presa, con le mani al cavo o alla fonte che dà elettricità, bisogna staccarla con un isolante. Abbiamo scarpe di gomma, la allontaniamo. Abbiamo una mazza di legno, la mazza della scopa, la cerchiamo perché l'istinto, Presidente, di prenderla Michele, per mano e allontanarla. Sarebbe quello di, per aiutare, di andare subito e improvvisarci, esatto, no? Esatto. Per allontanarlo, però in quel caso diventiamo anche noi. Mettiamo a rischio la nostra vita, per cui bisogna fare molta attenzione prima di agire ed intervenire appunto sulla vittima. Vado a prendere la cucchiarella di legno, anche, ad esempio. L'importante è che l'importante sia isolante. Che sia qualcosa di isolante. Sì. Non il metallo. No, mai il metallo. Quindi out il metallo, corredo, out le mani. Altre cose. Io vorrei aggiungere altri due prego. Fattori che purtroppo si verificano e sono, come dire, molto frequenti, soprattutto per le casalinghe. Ci sono molte casalinghe appunto che utilizzano il ferro da stiro con le mani bagnate e possono essere causa appunto di un'elettrocuzione, quindi provocare dei danni, ma soprattutto per i bambini quando magari li lasciamo nel bagno, magari il fratellino utilizza dall'altra parte il phon, ci possono essere dei gravi incidenti che possono mettere a rischio quindi la vita stessa dei bambini. Quindi mai lasciare soli i bambini nel bagno e mai utilizzare e quindi avere nella vasca da bagno il bambino e poi dall'altra parte utilizzare magari con una presa attaccata il phon, perché potrebbe essere veramente causa di morte purtroppo per i bambini. Un altro errore che si fa, poi correggetemi se sbaglio, è quello magari di noi ci siamo lavati, grazie a Dio, utilizziamo il phon, perché poi il phon è l'elettrodomestico molto spesso più sottovalutato. Esatto. Mentre magari può essere il ferro da stiro, ci può essere la disattenzione, sì, magari di utilizzarlo con le mani bagnate, però di solito si ha timore verso il ferro da stiro perché c'è questa gettata di calore che uno percepisce immediatamente. Diversamente il phon noi lo riteniamo in qualche modo innocuo, come anche il cellulare, lo andiamo a mettere nella spina di corrente, magari là c'è la pozzetta dell'acqua perché l'abbiamo messo in bagno e va bene. Non va bene, ma no. Dicevo, molto spesso accade che ci vogliamo asciugare i capelli perché ci siamo appena fatti la doccia e a terra magari c'è l'acqua e siamo scalzi. Quella ci può essere un problema? Può esserci un problema perché il fono potrebbe avere una rottura X, comunque è fatto di materiale isolante, di plastica. Mettiamoci le ciabatte.
No, al di là della ciabattina, comunque la mia mano è un conduttore per eccellenza. Per di più bagnato, l'acqua aumenta la qualità della conduzione della carica elettrica nell'organismo e di conseguenza incrementa poi l'eventuale danno. Tant'è vero, una pelle sudata, una persona sudata, quando c'è un problema, andrebbe asciugata, no? Per adottare le manovre rianimatorie, ma virando un po' nel caso di un arresto cardiaco. Nel caso mentre di casa, okay, quando abbiamo la persona bagnata, cioè, ti devi asciugare, poi cioè, sono piccole cose che a volte sono piccole cose che noi facciamo anche per le facciamo velocità. Per superficialità, per velocità, perché non abbiamo mai tempo, per cui diciamo ma non costa niente asciugarsi le manine con l'asciugamano e poi si passa il phon, la piastra. Insomma, tutto quello che serve per una donna, per un maschietto, per scusate ragazzi, ora questo discorso dal piccolo poi passa, sì, al grande, perché voi sapete che il mio cervello è un lavorio continuo. È una fucina. Il lavoro, non lo so, non mi si ferma tanto facilmente, grazie a Dio. Ma dicevo, un altro errore che si fa molto spesso, io leggevo da manuale, per cui mi rivolgo agli infermieri e so di essere in ottime mani. Quando c'è la pioggia, no? Molto spesso si parla al telefono, con il cellulare, e in alcuni casi ci si avvicina al balcone. Leggevo, ad esempio, che questo potrebbe favorire persino una scarica elettrica di possibili fulmini. Allora, questa è un'altra bella domanda che fai. Il cellulare di per sé è un conduttore a tutti gli effetti ed in grado di attrarre una carica elettrica, un po' come la storia dell'aquilone mandato in cielo, il discorso dell'ombrello ritorno al futuro, il film Ritorno al futuro. Bene. Sì. Per cui bisognerebbe utilizzare con cautela ed essere equipaggiati almeno con qualcosa di isolante quando c'è pioggia e temporali, perché è molto facile che, molto più in questo periodo storico in cui le temperature stanno cambiando, essere colpiti da un fulmine. Sapete perché ve lo chiedo? Perché d'estate ormai i fulmini sono all'ordine del giorno. Esatto. Io non ricordo quando ero piccina tutti questi fulmini, queste scariche. Soprattutto quando ci sono dei temporali bisogna avere un po' di buon senso ed evitare appunto di attrarre appunto il fulmine, perché purtroppo, come ricordavi tu, ci sono stati casi di morte proprio quest'estate, due casi, uno nell'Eccese, appunto di gente colpita dal fulmine, che ricordiamo è energia ad alto potenziale, che ovviamente quando ti colpisce è difficile poi venirne a capo. Ecco perché bisogna evitare i comportamenti a rischio, cioè se siamo in spiaggia ed è prossimo un temporale bisogna uscire, ovviamente non bisogna rimanere là perché i rischi sono grossi, ecco. Quindi un po' di buonsenso ovviamente e le cose. Io infatti da allora quando piove non telefono tanto facilmente, oppure mi metto in macchina perché so che le gomme della macchina, esatto, sono isolanti, sono che è una sorta di gabbia in macchina. Sì, ok, sì. Quindi ragazzi mi comporto bene, sperando che non mi colpisca un fulmine. Appena usciti magari. Allora, detto questo, abbiamo ancora qualche altro minuto. Sì. Quale altro consiglio vogliamo dare agli amici a casa? Allora, questo è un periodo ancora abbastanza difficile da vivere, no? Nelle case. Spesso si ha il malfunzionamento di stufe, spesso il malfunzionamento di caldaie, spesso si utilizza ancora in alcune case, voi del centro storico, ma anche chi è affezionato, no? I famosi bracieri. Anche nelle case di campagna, sì. Che riscaldano, che sono una meraviglia, però purtroppo fanno ambiente anche. Sì, sono anche chic da tenere, sì, in casa. Sì, sono belli. Per l'arredamento, per chi ha buon gusto. Generano quella cosina che si chiama monossido di carbonio. Purtroppo il monossido di carbonio si forma da materiale organico che va in combustione, quindi tutto ciò che è organico e ben bruciato si trasforma in monossido. Monossido purtroppo è un gas che è incolore e inodore ed è trasparente, noi non lo vediamo. Certo. Lo respiriamo involontariamente e purtroppo ci intossichiamo. Così come l'ossigeno si lega all'emoglobina che noi abbiamo nel sangue. Allora, se l'emoglobina non c'ha più ossigeno da trasportare, trasporta monossido, che è veleno. Il cervello, piuttosto che essere alimentato da ossigeno, viene alimentato da veleno, da monossido. E chiaramente la persona, quando l'intossicazione diventa abbastanza severa, muore.
perché muore, perché ovviamente non è più soddisfatto il bisogno di ossigeno, certo, dell'organismo, ma va a finire questa schifezza qua che sostanzialmente è un veleno a tutti gli effetti. Da cosa mi accorgo io di questa intossicazione? Sì. Talvolta è molto difficile, perché soprattutto i ragazzi, quando ci si incontra la sera, o gli anziani, ci si riscalda e poi ci si addormenta. Per cui mentre ci si addormenta, questo veleno piano piano... Non sei vigile, per non cui sei risulta... vigile, sì. Fai dolce dolce, come si suol dire, no? È vero. Hai l'exitus senza accorgertene. Da persone, insomma, coscienti, se dovesse capitare adesso un avvelenamento da monossido, mi accorgo perché comincio a sentirmi stanco, quasi con una sindrome vertiginosa, una nausea. L'obiettivo, la finalità, quando io, il risultato che io devo ottenere quando ho questa sintomatologia, è arieggiare, cioè far letteralmente cambiare aria. Cioè quando mi sento un po' sopraffatto da un senso di stordimento, potrebbe, giusto, essere un'intossicazione da monossido di carbonio. O tanto sonno, oppure c'è, oh, un'intossicazione. Sì. E vado immediatamente ad aprire e areare la finestra. Tant'è vero, l'avvelenamento da monossido, contrariamente a quel che si può pensare, no? Quando, sì, uno non respira bene diventa blu in faccia, l'abbiamo imparato quando abbiamo fatto le manovre disostruttive. L'avvelenamento da monossido è bizzarro, la persona è rosea, ha due guance belle rosse come quelle di Heidi, proprio per la qualità dell'avvelenamento che si ha, chiaro, con il monossido. Ed è importantissimo arieggiare, importantissimo portare la persona all'aria aperta. E se si ha l'opportunità di somministrare ossigeno, è bene somministrare ossigeno. Perché così come succede quando noi abbiamo un'ostruzione, che il cervello muore quando non arriva ossigeno, così succede con l'avvelenamento da monossido. Parte del nostro cervello comincia a morire perché non ha le esigenze, non ha il carburante per poter vivere, per poter continuare ad espletare le sue funzioni. Quindi mi raccomando, fate attenzione, perché come detto è un killer, in questo caso silente, non subito, mi dà neanche la possibilità subito di rendervi conto, evitiamo insomma di addormentarci, sì, accanto magari a un braciere che seppur molto, esatto, piacevole, però sono potrebbe... comportamenti a rischio, sì, che possono provocare appunto la morte stessa degli astanti, proprio perché magari hanno sottovalutato. E quindi hanno magari passato la notte col braciere acceso, e questo purtroppo succede ancora in alcune case di campagna. Quindi sono comportamenti da evitare. Assolutamente, evitiamoli. Allora, queste sono delle indicazioni che ci vengono date dai nostri amici dell'Ordine degli Infermieri e che possono sembrare, diciamo, discorsi ormai acquisiti, però molto spesso, ahi noi, non li applichiamo, non li pratichiamo, sì, e le conseguenze, così come abbiamo detto, possono essere assolutamente fatali. Quindi massima attenzione e consapevolezza. Poi ci sono anche una serie di considerazioni da fare, ad esempio nel caso del gas. Ragazzi, cosa si può fare in caso della presenza di gas? Sentiamo, avvertiamo questo odore, che in questo caso invece noi esseri umani riusciamo a percepire, sì, ad individuare. Certo. Quando l'odore è forte, quindi quando l'ambiente tecnicamente è saturo, noi avvertiamo l'odore, innanzitutto non creare la condizione che generi la combustione, che generi sostanzialmente il famoso scoppio, no? Quindi non accendere la luce, non utilizzare fiamme libere, arieggiare e poi ovviamente chiamare tecnici, quindi vigili del fuoco, che possono mettere in sicurezza l'ambiente, quindi consigliare se la camera, la casa è da capo riabitabile, certo, perché il gas ha i suoi effetti abbastanza devastanti nel momento in cui viene a contatto con una scintilla, con un qualcosa che comunque generi, certo, una fiamma e quindi lo scoppio. Per cui arieggiare immediatamente l'ambiente nel caso in cui malauguratamente un tubo si rompa, e poi preventivamente equipaggiarsi di dispositivi che individuino fughe di gas ed eventualmente i famosi nasi elettronici delle cucine facciano scaldare il salvavita del gas, cioè venga interrotta l'erogazione di gas alla cucina. Ad esempio a casa c'è un meccanismo favoloso in cui quando va via la corrente scatta anche il discorso di erogazione del gas, per cui
per ripristinare tutto quanto bisogna recarsi fuori, insomma, sbloccare una valvola e ritorna tutto a pieno regime. Così come quando c'è una fuga di gas c'è un dispositivo che con un cicalino ti avverte che l'ambiente non è funzionale. Grazie a Dio non è mai successo nulla, non ho mai avuto problemi di gas, però mi sento tranquillo, poiché se dovesse rompersi un tubo, dovesse magari verificarsi una dispersione qualsiasi, per un motivo X, che quindi, noi non possiamo mai sapere. La manutenzione è importante, quindi gli impianti elettrici della casa, anche l'impianto di erogazione di gas, quindi piccoli accorgimenti che possono veramente salvare vite. Quindi parliamo di, come diceva Michele, rilevatori di gas che possono essere installati nella propria abitazione, ma anche di piccoli accorgimenti che potrebbero prevenire gli incidenti domestici. Parliamo dell'utilizzo ad esempio dei guanti di cuoio quando si ha a che fare con taglienti, che possono evitare appunto punture accidentali, ma anche quando stiamo facendo della manutenzione ai giardini, utilizzare i guanti quando siamo a contatto con sostanze chimiche, utilizzare i dispositivi di protezione individuale, tipo ad esempio gli occhiali quando ad esempio abbiamo a che fare con stiamo preparando dei frullati, per evitare appunto degli incidenti che possono colpire ad esempio gli occhi, oppure se siamo abbiamo a che fare con pulizie, quindi un po' di polvere, possiamo utilizzare delle mascherine che possono appunto aiutarci a prevenire delle spiacevoli patologie o conseguenze, chiamiamole così. Quindi una mascherina che poi costa 50 centesimi potrebbe evitare delle conseguenze, certo, più spiacevoli. Piano piano si diventa sensibili alla polvere, quindi si sviluppa magari anche l'allergia. Io vi ringrazio per questo ulteriore intervento. Voi quando volete vi sedete lì e chiacchieriamo. Perfetto. Scusate se vi ho parlato dei fulmini e delle saette. No, vabbè, ma quelli però è stata una digressione che mi è arrivata proprio in vista della bella stagione. Sono quegli errori che si fanno molto spesso inconsapevolmente. Sì, e siccome ultimamente in maniera ricorrente balzano le onde della cronaca queste storie di ragazzi, di persone che vengono fulminate, insomma bisogna fare massima attenzione. Perché dal cielo arriva la manna, ma può arrivare anche un fulmine. Io ringrazio ancora il presidente OPI-BAT Giuseppe Papagni, grazie. Grazie a te Serena. Ci rivediamo il prossimo martedì. Sicuramente ci rivediamo. Benissimo. E poi ringrazio anche il consigliere invece Michele Calabrese, grazie. Grazie Serena. Buona giornata. Un vero piacere, ragazzi. Anche per noi, come anche al solito, per noi. È sempre un piacere venire in questa trasmissione.